amministratore delegato non ha veicoli speciali, ma soprattutto siamo con i protagonisti di questa azienda, con un'APE appena arrivata dall'azienda produttrice che verrà quindi trasformata, invece di qua abbiamo il prodotto finito, un'APE già attiva sulle piste, diciamo, lì per vendere caffè. Davide Cavalieri d'Oro, come le è venuta quest'idea di iniziare a convertire la sua azienda? Un po' in parte alla necessità economica del periodo, della crisi economica, e in parte all'intuizione che è partita dal fatto di pensare a quale mercato, proprio in funzione della crisi, avesse partito di meno. E pensavamo che infatti il settore alimentare, il food, le aziende del food, sarebbero quelle che comunque si fossero rinnovate, maggiormente avessero avuto bisogno di uno strumento nuovo per poter portare i loro prodotti direttamente al consumatore finale, direttamente su strada. Il vostro cliente tipo non è certo però il paninaro con le orecchie d'oro, avete livelli alti. Sì, oggi sì, diciamo che inizialmente era il piccolo professionista, gelatiere, ristoratore, e poi man mano crescendo negli anni,